Il banchetto delle meraviglie, ovvero un viaggio nella cucina, nelle feste del Messisbugo che ha organizzato per gli estensi. Siamo a Ferrara, siamo nella mia bottega, nel mio studio, dove da anni mi occupo di ceramica. Perché parlo di ceramica? Occupandomi appunto di questo bellissimo materiale da anni. E anche avendo una passione smodata per la storia dell'alimentazione, per l'alimentazione in generale, per la cucina, per tutto ciò che si trasforma in cose buone da mangiare, ho visto, ho scoperto, ho letto che la ceramica è stata fondamentale per la crescita umana. Durante questi studi mi imbatto in un banchetto, adesso passiamo quindi dalla preistoria al 500, al Rinascimento ferrarese, e mi imbatto nel banchetto estense del 1529, un famosissimo banchetto curato da Messisbugo, che era lo scalco di corte, una sorta di grande regista di feste ducali. Il banchetto delle meraviglie, nel senso che non era solo il fatto di mangiare, ma era il fatto di godere di diverse espressioni d'arte. Si è evoluto partendo dal Rinascimento ferrarese, da una corte molto colta e molto ricca, arrivare fino ai giorni nostri, fino al contemporaneo, sia nei cibi che nelle musiche, che nella pubblicazione che ne è uscita. L'ultima cosa che mi piacerebbe dire è che questa esperienza, adesso siamo nel maggio del 2018, mi piacerebbe che proseguisse negli anni con altri autori, con altre presenze, con altri personaggi, ma sempre in questo ideale contenitore di un banchetto delle meraviglie, che appunto non parla solo di cibo, ma che è un banchetto multidisciplinare. Eccolo il protagonista. A lui che è Cristoforo Messisbugo, che è il vero artefice di questo banchetto. Personaggio molto particolare, nel senso anche il nome è un nome così un po' italianizzato, fatto di due parti, Messi e Sbugo. Comunque lui era figlio di un nobile fiammingo che era stato una ventina d'anni prima a servizio di Ercole I. Poi, quindi lui era di fatto italiano e ferrarese. Era talmente importante, talmente noto, Messisbugo, che veniva prestato delle volte dal duca ad altre corti estere, particolarmente importanti. Ecco, guardate che questa era una cosa che usava. L'esportazione del Made in Italy, diciamo così, è un fatto che nasce proprio durante il Rinascimento, soprattutto. Ecco, ognuno prestava quel che aveva, nel senso che Lorenzo dei Medici prestava i pittori. E il duca d'Este, che era un uomo molto pratico, devo dire, prestava soprattutto gli scalchi, come in questo caso, soprattutto Messisbugo, che andò benissimo perché lui andò alla corte di Madrid. Carlo V, forse il legame avvenne anche per il fatto che parlavano tutti e due lo stesso dialetto fiammingo. Insomma, fatto sta che lui tornò da Madrid con il titolo di Conte Palatino. Questo invece è il ritratto di Renata. Renata più o meno, e sì, effettivamente, cioè, pensate che poi i ritratti in genere abbellivano anche il personaggio presentato, quindi insomma possiamo pensare che ci furono alcuni, credo un fratello di Ercole che dice: ma è un mostro questa donna, però insomma adesso mostro proprio no, però loro erano abituati bene, nel senso che sia Isabella che Beatrice d'Este erano delle donne molto belle, Lucrezia di Borgia ovviamente era stata una bellissima donna, quindi insomma. Questa signora non era, comunque ebbero cinque figli, quindi qualche incontro hanno avuto anche loro. I banchetti fastosi viene sempre il paragone, cioè viene sempre parlare di Veronese. Adesso questa è la cena a casa di Levi, quella che è l'Accademia, quella che inizialmente era un'ultima cena, poi l'Inquisizione non approvava, lui piuttosto che cambiare il quadro gli cambiò il titolo semplicemente e così noi abbiamo ancora. Oppure questo è di dimensioni un pochino minori, è solo 7 metri invece di 12 ed è una cena in casa di Simone. Questa invece si trova a Brera. Comunque vedete, la cosa che mi interessava farvi vedere anche nel dipinto precedente era, non so, poi non ve l'ho fatto vedere, che vedete i suonatori? Ecco, una caratteristica dei pranzi, dei grandi banchetti di questo periodo era proprio la presenza di elementi di accompagnamento. Sì.
Tagliatelle furono inventate da Cristoforo da Messis Buco. Ideò la ricetta delle tagliatelle ispirandosi ai finti capelli biondi di Lucrezia Borgia e le presentò in occasione del matrimonio della giovane con Alfonso d'Este, facendo tagliare la pasta all'uovo in lunghe strisce. Di questo sì che abbiamo le prove. Non sarebbe l'unica volta in cui i bolognesi tentano di appropriarsi dei meriti culinari dei ferraresi. Un certo Scappi, cuoco di presunte origini bolognesi, ideò ad esempio una ricetta delle tagliatelle quasi identica a quella di Messis Buco. Peccato che fosse di 20 anni posteriore. Baby, you're my sound.
Adesso abbiamo anche la fortuna di avere l'assessore alla cultura e vice sindaco Maristo, che magari se il prossimo anno rivolgetevi all'assessore per chi vorrà, diciamo, di proseguire questa cosa qua. Io non ho grandi meriti, Riccardo ogni tanto mi viene a trovare, mi racconta le sue idee e io gli dico sono belle idee, non faccio tanto di più, lo dico davvero, però mi fa piacere che lui me le venga a raccontare, mi fa piacere che lo scambio magari e il vedere che vengono considerate dall'amministrazione idee utili, importanti, possa darti la spinta, però poi fa tutto lui. Padrina, padrina, padrina. Listen, Jeb. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use in diving? Straighten up and fly right.